Buongiorno a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi pizza. Farina. Con la mia palettina andrò a riempire 1 chilo di farina. Ho 600 ml d'acqua, di cui un pochino di acqua l'ho messa in questo piccolo contenitore dove vado a sciogliere circa 10 g di lievito. Io ne metto pochissimo perché faccio lievitare molto 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 la pasta della pizza. Di solito si fa lievitare qualche ora, con questa ciotola mescolatrice veramente bastano un paio d'ore, 2 o 3 ore. Due cucchiaini di zucchero per far attivare la lievitazione. Un pochino di sale. Olio. Quanto basta? Non so esattamente, io vado molto molto ad occhio ed inizio a girare con la mia spatola. Adesso viene il bello. Chiudo con il suo sigillo ed inizierò a scuotere l'impasto. Questo è un movimento che potete fare con qualsiasi ciotola, ovviamente, solo che la ciotola Tupperware ha come particolarità, l'ho detto in altri video, la ruvidità. Come vedete l'impasto non si è attaccato, è molto molto ruvido, l'impasto non si attacca e favorisce il materiale, favorisce la lievitazione. Ovviamente un pochino la dovete lavorare con le mani. Non c'è bisogno di mettere litri e litri d'olio nel fondo, della ciotola perché, come vedete, non si attacca l'impasto della pizza. E se l'impasto vi sembra un tantino sbruzzoloso, come io, come vedete, non è liscio, non vi preoccupate perché facendogli fare le pause come il pane, l'impasto si alliscia. Coprite con sigillo, lasciate riposare per una mezz'ora, rimpastate, rimettete il sigillo e fate lievitare per tutto il tempo che volete. Vediamo poi come viene l'impasto. Ciao ciao! Il coperchio si è sollevato da solo, quindi vuol dire che l'impasto è pronto, pronto per stendere le pizze. E voilà! Fantastico! Buona pizza a tutti!